dai, forza Roma! Noi siamo la Roma! Signori, bentornati sul mio canale, ma soprattutto bentrovati in questa nuova parte della YouTuber League. Siamo tornati con il secondo match, il primo del gruppo B, dopo aver esordito a Roma con i campioni in carica della Lazio, che sono caduti in casa 3-9 contro la Juventus, un risultato rotondo di cui abbiamo parlato su The Corner in live su Twitch, e vi lascio anche l'estratto che è uscito sul canale. Ma adesso torniamo a noi, perché parte l'altro girone. Ci sono due grandi deluse dell'anno scorso: il Milan, che arrivò all'ultimo posto nella classifica generale, e la Roma soltanto un gradino sopra. Io, quando si parla di Roma, lo sapete, sono anche di parte. Infatti oggi tra poco vado a cambiare perché si gioca. Ma prima di partire, sono teso, sono fomentato, sono carico, non posso che chiamare accanto a me Lasagna. Ciao Fede, come stai? Tutto bene? E come sto? Ma perché mi chiede come sto quando gioco? Non devi. Perché tendenzialmente quando giochi non stai mai benissimo. Beh, c'è sempre un po' di tensione. Posso dire, l'ultima volta ho pianto? Dimmi. Sì, ce lo ricordiamo tutti, direi. Ragnar soprattutto, penso se lo ricordi, che oggi ce l'avrai contro per la prima volta. Da quel giorno sì, l'ultima volta che ci siamo affrontati gli ho segnato, però hanno vinto loro. Tra l'altro è anche l'ultimo gol che ha subito nelle mie competizioni. Vabbè, d'altronde si dice anche l'eccezione che conferma la regola. Ma comunque andiamo avanti parlando di questa partita, perché non solo sarà una novità Ragnar contro Federico Marconi, ma avremo alcune new entry, come per esempio Pechini, che sarà il nuovo portiere della tua squadra, della Roma. Sì, un ex tra l'altro. Esatto, che ha già giocato nel Milan per una partita l'anno scorso e oggi invece lo vediamo dall'altro lato. Lo vediamo in porta per la Roma. Eh sì, poi non solo, perché c'è Grimbaud. Ci sono tanti nuovi volti. Sergio Cruz, che ha giocato con noi la Summer Cup. Oggi come lo vedi tu in un campo più grande? Infatti stavo cercando appunto di vedere adesso i giocatori come erano nel prepartita, nel riscaldamento, ma li vedo molto carichi. Come me? Meglio, lo sapevo io. Sempre male. No, dicevo, ma ci stiamo dimenticando una cosa fondamentale. Che io devo andarmi a cambiare, siamo in ritardo. Certo, guarda. Oltre a questo, ma sì, che oggi vediamo la sfida dei due palloni d'oro di TikTok e di YouTube. Vediamo da un lato per la Roma Sergio Cruz e dall'altro lato invece per il Milan Samuel. Questa Permettimi di dire che è una partita nella partita, dopo quello che è successo sul canale dei Virla Svun, il super pallone d'oro. Quindi c'è tanta voglia di rivincita per Sergio, che però ha una squadra, e io parlo da capitano in questo senso, dovrà darci una grande mano, perché questa è Milan-Roma, non è Samuel contro Cruz. Ragione. Quindi vediamo. Però sai, ti dico, io vado a cambiarmi. Vai. Ma prima voglio salutare un amico. Perché tu sai che la partita, o la gioco o la commento. Oggi giusto, ho scelto di giocarla perché sono masochista. E quindi chiamo per raccontarla. Chi? È un compagno d'avventure che non ha portato bene in Roma-Napoli l'anno scorso. Però mi è piaciuta la telecronaca, nonostante tutto. Per caso Giorgio Basile? Esattamente, Giorgio, vieni qua. Non è che non ho portato bene, sei tu. Siamo scarsi. Sempre male. Cioè, vabbè, quindi, qua Fede, si sono messi d'accordo. Da tutti i lati. Vi lascio soli, ragazzi. Certo. Me ne vado proprio. Mi vado a cambiare, quindi divertitevi. Ciao. Tu, l'ultima volta che hai visto la Roma era Roma-Napoli, sì, a gennaio dell'anno scorso. Ecco, come la vedi oggi? Come te l'aspetti? Beh, qualche novità c'è stata. Sì, indubbiamente. Ho visto che i ragazzi si sono allenati tanto. Potrebbe essere una novità nella novità. Cioè, certo, una Roma diversa senza cambiare più di tanto. Quindi ho grandi aspettative, perché Federico mi ha raccontato: ci siamo allenati, stiamo crescendo, vogliamo migliorare, vogliamo essere protagonisti. Oggi è subito una bella prova, eh? Assolutamente. Infatti adesso andiamo subito a sentire qualche impressione più vicina dal campo. Prima di sentire i protagonisti nel prepartite, dunque le interviste a cura della nostra Lasagna, permettetemi di ringraziare chi rende possibile tutto questo. Anche per questa partita a supportarci c'è Revolut, la banca digitale. So che qualcuno dopo Lazio-Juve ha dato un'occhiata in descrizione e si sta già godendo i 20 euro. Per tutti gli altri, un attimo di pazienza che vi spiego cos'è Revolut. Come vi accennavo, è la banca digitale che uso già da qualche mese, perché ha davvero tante funzionalità utili per la quotidianità. Per esempio, oggi giochiamo qui a Milano e per prenotare il mio hotel mi sono affidato all'app di Revolut, che mi permette di prenotare i soggiorni con un comodo 10% di cashback. In generale è un servizio comodissimo soprattutto all'estero, perché vi permette di pagare nella valuta locale. Sono più di 30 disponibili, per di più con un tasso di cambio sempre conveniente. Poi sull'app è presente una sezione dove poter acquistare i vostri brand preferiti, Nike, Adidas o Amazon, con sconti esclusivi fino al 30% o cashback. In
Inoltre, se come me hai abbonamenti a Netflix o a Spotify, Revolut ti manderà una notifica quando starà per scadere il periodo di prova, quando starà per scadere un pagamento o quando si rinnoverà in automatico il servizio. E poi come faccio a non parlarvi della mia carta personalizzabile? Questa è versione metal, mi si addice? Che dite? Ma puoi creare anche carte virtuali monouso direttamente dall'app, che funzionano una volta sola e puoi utilizzarle quando acquisti online per evitare che la carta venga clonata. Ora, se siete arrivati fin qui, meritate un premio. Quindi, vi ricordate i 20 euro di cui vi parlavo prima? Vi basta andare in descrizione, cliccare il link, scaricare l'app e Revolut ti regalerà 20 euro. Oh Samuel, ti vediamo qui un'altra volta alla YouTuber League, però con un titolo in più quest'anno. Infatti abbiamo visto dal video dei Pirlas che sei, come possiamo definirlo, super pallone d'oro? Sì, sono super pallone d'oro, sono felice di essermi confermato contro Sergio. È stata veramente una battaglia, ci siamo letteralmente picchiati, però alla fine mi ha fatto pace, fa parte del gioco, quindi viva l'amicizia, ecco. Viva l'amicizia, quindi non ci saranno tensioni in campo oggi. Tutto quello che era successo, che è successo a Napoli oggi, non toccherà per nulla il tuo gioco. Allora, diciamo che non garantisco niente, quindi vedremo un po' come si evolverà la partita. In base a come si alza il tono della partita, dopo noi ci adeguiamo. Pensi di poter perdere il controllo della situazione? No, non credo, dai. Come stai, prima di tutto? È un po' stanco, ancora non ho digerito, diciamo, gli altri tornei che ho fatto. Purtroppo quando hai una certa età fai fatica a recuperare, però speriamo che oggi sto bene. Dopo 2 ore di gabbia sono un po' crollato, ci può stare, però va bene così. L'importante oggi è fare bene con la Roma. Chi è il giocatore che ti spaventa di più della Milan? Non dirmi Samuel. No, Zoccolo Duro, perché dobbiamo stare attenti, perché è il più bravo ad impostare. Se blocchiamo Zoccolo Duro la vinciamo oggi. Mi metti la firma? Però dobbiamo bloccarlo, se non lo blocchiamo. Però sì, ci metto la firma. Allora, dico solo una cosa: mi dispiace che Marconi sia in campo non in telecronaca, perché mi piaceva la sua telecronaca in caso di miei gol. Solo questo. Pensi ancora oggi di segnare? Io non penso, io agisco. Dico solo questo. Va bene, ok, vai. Fede, ci siamo già sentiti prima, ci siamo già salutati prima, ma io volevo sapere davvero le tue sensazioni. Sei spaventato, sei teso, sei carico, sei agitato? Cosa provi e cosa porterai in campo? Spaventato no, sono carico, voglio giocare, volevo giocare da stamattina, volevo giocare mentre arrivavo a Milano, perché siamo vogliosi di far bene, di darci una mano, di ripartire più che dalla Summer Cup, che comunque ci ha dato un pochino di consapevolezza in quanto a tenerci particolarmente alla causa, dal derby di marzo, in quel derby dove ti raccontavo che dobbiamo darci tutti una mano e come diceva Sick nel post partita, da lì abbiamo messo le basi sicuramente per dare tutto. Poi è un'altra stagione, siamo tutti a 0 punti. Loro sono fortissimi e lo erano anche l'anno scorso. Però non mi interessa chi c'è davanti. Oggi vogliamo fare la nostra partita. Vediamo, buona fortuna. Ha detto la nostra partita, ha detto dobbiamo io. No, perché e se perdi? È che se perdi chi si mette a piangere questa sera? Brogna, capitano del Milan. Allora Brogna, quali sono le sensazioni per questo prepartita? Allora, sensazioni positive perché vedo la squadra presa bene, e li vedo gasati, anche se vedo facce incattivite anche dall'altra parte, quindi sarà una bella sfida, decisa forse dai dettagli, e speriamo che questi dettagli siano a tinta rosso-nere. Tipo chi? Magari qualche, stai pensando a qualcuno in particolare? Non mi piace parlare dei presenti, sto parlando del sottoscritto, ragazzi, anche se sono un po' stanco, perché ieri ho partecipato al Pallone d'Oro come pubblico, però sono stanco lo stesso. Concentrati? Oh, la squadra è migliorata. Siete più forti voi, vi siete allenati, vi siete fatti, non io perché io sono una pippa, però c'è stato un signore che si è fatto un bucio de culo così insieme a voi per allenarvi, quindi qualcosa gli dovete, no a me me ne frega un cazzo, io sono qua il motivatore, sono qua per far content, però siete stati ogni giorno a fare un mazzo così, un culo così, sugli allenamenti, sulle cose, avete giocato a calcio. Avete già giocato contro la Roma, avete vinto 9-2 una volta a campo 8. Quindi dovete vincere e basta. Oh, bravo! Io voglio soltanto che voi studiate questa maglia. Ci siete? Dai, ci siamo! Vediamo la nostra partita, diamo tutto, divertiamoci, aiutiamoci, se uno sbaglia, ci aiutiamo. Ah sì, mi la passate lo stesso dopo la partita, se sbaglio. Il pallone lo dovete passare. Facile, una cosa sola. Sbaglia una volta, no, via. Mister Quattro. Tutti insieme, porca miseria. Noi siamo la Roma! Nonostante la pioggia ci siamo, c'è Milano, c'è la YouTuber League, da grande ex con il numero 1, Simone Pechini. 1,65 m, ma in campo è un gigante, con il numero 3, Claudio Pellegrino. Uno dei leader storici di questa Roma, con il numero 4, Sick Wolf.
assente alla Summer Cup, torna per dare una mano alla sua Roma con il numero 10, Principe! Con le sue giocate ha stupito tutta Italia, vuole farlo anche oggi con il numero 30, il boss del freestyle! Il baffo più bello d'Italia con il numero 17, Reid! L'anno scorso si era presentato con un gol bellissimo contro la Lazio con il numero 21, Michele Rapolla! Anche lui assente alla Summer Cup, torna oggi per dare una mano alla sua Roma con i suoi gol pesanti. Con il numero 9, Valerio Mazzei! All'esordio alla YouTuber League con il numero 11, Sergio Cruz! È sempre uno dei più attesi, anche quando gioca in trasferta. Il capitano con il numero 7, Federico Marconi! È il momento della squadra che solo qualche mese fa ha vinto la Summer Cup. È il momento del Milan! Il portiere goleador, l'uomo senza numero, Ragnar! Il muro della difesa, Zoccolo Duro! L'anno scorso realizzò il primo storico gol della YouTuber League con il numero 17, Vale Bise! Assente alla Summer Cup, torna oggi per dare una mano al suo Milan con il numero 7, Steve! Con questo numero non ha bisogno di presentazioni, con la 104, il rosso! La grande novità del Milan, oggi fa il suo esordio con i rossoneri, con il numero 13, Greenbaum! Era stato lui ad alzare la coppa qualche mese fa, era lui il capitano, con la numero 22, Henry Lazza! Il Milan ha bisogno soprattutto dei suoi gol, con il numero 11, Simone Berlini! Uno dei giocatori più talentuosi di questa YouTuber League, il due volte pallone d'oro YouTube, con il numero 10, Offsamue! Ha saltato la Summer Cup, ma oggi è qui per il suo Milan, il capitano, con il numero 9, Daniele Brogna! Si gioca subito con il tiro di Ragnar che prova a sorprendere la Roma, poi torna in porta senza guanti, non ne ha bisogno. Samuel Lazza, tocca il primo pallone della sua partita, rischia di perderlo, prova a metterci una pezza, poi allontana. Bravi, 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 ci temono! Giochiamola, non centralmente. Samuel, tocco dietro per Zoccolo Duro, pressato da Mazzei. Marconi prova a intervenire, tocca, ma non basta. Ma che sta successo? Sempre al contratto. Al contratto, sì, sì, sì. Rimane in zona offensiva la Roma. Il mezzo per Rapolla, non riesce a girare verso la porta. Bene, raga, più cattivi! Lo stesso fazzoletto di campo, Mazzei. Va lungo a cercare Cruz, poi Pellegrino. Ci abbiamo provato, ci abbiamo provato. Samuel vuole girarsi. Dai, Samuel, dai. Due addosso, Samuel se ne va, strapotere fisico. E poi Pellegrino. Con la prima grande chiusura della sua YouTuber League. Schema, schema. In mezzo c'è anche Steve, esce con il pugno Pechini, Zoccolo Duro pressato da Mazzei, occhio in mezzo Lazza, gran controllo Lazza, Pellegrino. Va bene lo stesso. Rapolla. Arriva il fischio di arbitrino, calcio di punizione per la Roma da zona molto interessante. Ma regà, lo schema! Lo schema! Sto a chiamare lo schema, aspetta! Aspetta il fischio di arbitrino che arriva adesso. Parte Sergio Cruz. Ragnar, poi palla che rimane al limite. Allontana Steve Samuel. Il duello con il boss Marconi. Non riesce a intervenire. Allora occhio al contropiede del Milan perché la Roma è scopertissima. Attenzione, bravo. Ottimo. Berlini in avanti per Lazza. Prova a passare in qualche modo. Altro contatto e altro fischio di arbitrino. Indicato il dischetto.
ma come rigore? Stai dicendo che non è rigore. È rigore imbarazzante. Non è imbarazzante. Stai dicendo che arbitrino è imbarazzante. Sai che sei il 40.000esimo che lo dice oggi? Anzi, ha cambiato idea qui, arbitrino, non è rigore ma è solo calcio di punizione. Questa volta sono i giocatori del Milan a lamentarsi, in particolare con Berlini. Ma arbitrino ha cambiato idea, ha levato rigore, ha dato punizione, per cosa? Dove cazzo l'ha visto? Ha cambiato idea, voglio sapere. Parte Samuel! Si sblocca la partita con il primo gol in questa YouTuber League di Oh Samuel! Il Milan riparte sempre da lui! Punizione perfetta del numero 10 rosso-nero che va a esultare con la sua squadra. Arriva anche il mister. Mister, abbiamo preso il biglietto oggi! Abbiamo scommesso su Samuel che segna! Questo è un biglietto preso, signore! Lazza! No, l'ha nascosta! Si atterra Valerio Mazzei. Steve! Su lui Marconi. Avanza Steve, prova l'uno contro uno. Marconi lo chiude, poi carica i suoi. Non me ne frega niente! Mi ripiasse l'arbitro, che così ne dico 4 sulla punizione! E questa mischiamo! Arriva anche il primo cartellino della partita. Dai! Giallo per Zoccoli. Scambiano il boss e Principe. Avanza boss in avanti, no, per Cruz che prova a girarsi. Arriva Marconi al limite dell'area. Marconi la rimette dentro, la chiusura di Lazza e poi Berlini. C'hanno paura, ragazzi! Sono compagni di squadra. Respira un po' il Milan. Lazza, chiusura di Sergio Cruz. Prova ad avanzare ancora. Sergio Cruz se ne va, vuole fare tutto da solo. Che cosa ha preso Ragnar? Che dice di no. Grande conclusione, ma parata incredibile di Ragnar. Calcio d'angolo per la Roma. Va il boss dentro. La deviazione di Mazzei. Avanza Steve, cercato ancora una volta Samuel. Su lui il boss, Samuel con un gran dribbling. Ancora Samuel toccato dal boss del freestyle. Fallo, chiede scusa al numero 30. Cartellino però giallo anche per lui. Ambe. Decisione più che giusta di arbitrino. Parte il rosso, questa volta sulla barriera, poi Mazzei contro Zoccolo duro. Riesce a passare Sergio Cruz contro 2-3 uomini. L'ennesimo duello con Samuel. Il rosso da Lazza e guarda per un attimo la porta. Lazza prova a calciare. Direzione di Principe, ultimo tocco proprio di Lazza. Rimessa con le mani per la Roma. Oh, quando entrate diteglielo che è stato a giocare meglio, che loro non lo sanno, diteglielo, è stato a giocare meglio. Off Samuel. Berlini. Guarda la porta. La risposta però di Simone Pechini, che poi cerca velocemente Sergio Cruz. Gran controllo con la spalla. Cruz! Palla alta, come l'aveva controllata. Arbitrino dice giustamente con la spalla. Lazza. Marconi con la pressione alta. Recupera il pallone. Sergio Cruz, guarda la porta. Sergio Cruz. Il muro di Zoccolo duro. Dall'altra parte Samuel prova a passare. Ancora Samuel non riesce a calciare. Ultimo tocco di Rapolla. Davanti c'è Cruz che vuole il pallone, arriva Mazzei che prova a calma! Arrivano i cambi da una parte e dall'altra. Berl, vai terzino a posto di Steve. Steve! No, mi ha chiesto di sorta di no, time out. Secondo me sì. Mi ha chiesto di giocare avanti. No, facciamo profondità quando dobbiamo farla, ma torniamo dietro. Dani, io ti chiedo di tornare dietro, ma fai quello che puoi. Palla a terra, possibilmente, a meno che tu non la chiami su, perché lui c'ha piede, però serve la sponda. Esatto. Perché se ti giri una volta, poi ti marcano in due, tre, non ti giri più. A mio avviso ci sta un po' destabilizzando il ruolo di Lazza. Ok. Ok, perché Lazza è sempre solo e lui imposta tantissimo. Ci vorrebbe uno che... Ci vuole uno lì. Perché lì sta avanzato. Ragnar la dà sempre a Lazza. Lo deve chiudere. Zoccolo duro. Ancora il rosso, con qualità. Doppia giocata della Rosso che se ne va a doppio passo. Ancora il rosso. Si accende, poi in mezzo per Brogna. Ancora il rosso. Il rosso prova a passare. Pellegrino con un'altra chiusura. Cambio gioco per Simone Berlini. È buono il controllo del numero 11. Berlini in avanti, lo scambio e poi tiro in porta. La grande parata di Pechini. Ottimo anche il passaggio di Greenbaud. Sull'asse Berlini Greenbaud cerca il gol del 2-0. Adesso Pechini risponde sempre presente. Sergio Cruz prova ad andarsene. Cruz atterrato da Zoccolo duro che era già ammonito.
Ed è il secondo per Zoccolo Duro. Rosso per Zoccolo Duro. Due cartellini gialli in 23 minuti per il centrale del Milan. Fattore che può essere veramente decisivo in questa partita. Calmi come prima, Vabbè, cioè, ma sei stato espulso, cazzo! Ma che ti lamenti? Sei stato espulso! Ti ha dato due gialli di merda, ma sei stato espulso! Sei stato ammonito, vuol dire che 5 minuti! Semplicemente è stato espulso un giocatore del Milan. Tra l'altro è la prima volta, credo, nella YouTuber League. Adesso magari devo andare a recuperare delle informazioni. Comunque è la prima volta nella YouTuber League, diciamo questo. È stato espulso Zoccolo 2, quindi il Milan che cosa farà? Giocherà per 10 minuti con un uomo in meno. Adesso metteremo Samuel centrale di difesa. Finiremo quindi il primo tempo in 7 in questo caso. Parte Sergio Cruz sulla barriera, il muro di Brogna. Ancora Rapolla, prova a calciare il muro di Henry Lazza, poi Pellegrino in avanti, Cruz, spalla alla porta, Cruz vuole girarsi, Cruz, palla dentro, Ragnar con un grande intervento, c'era praticamente Rey da botta sicura. Dai che non gliela fanno impostare, vai Sergione! Vediamo se calcia in porto, cerca uno schema al Milan, parte Samuel, è uno schema per il rosso, alta questa conclusione, finisce anche un bel primo tempo tra Milan e Roma. Zoccolo, ti troviamo a fine primo tempo distrutto quasi. Incazzato, non distrutto, incazzato, molto incazzato, perché sono qua per giocare e c'è invece un protagonista che è sempre lo stesso che non mi vuole far giocare. No, se non mi vuole far giocare è inutile che vengo, evito anche di venire. Quando tu al terzo minuto, al primo fallo, mi dai un giallo per un fallo nella tre quarti loro, vuol dire che già sei venuto prevenuto. Poi dopo mi ha tirato giù Sergio prima, lui non l'ha visto, ci ha caduti entrambi, sapeva di avermi ammonito ed è venuto a darmi il secondo giallo. Quindi se non è prevenuto questo, più che altro vengo qua per giocare, perlomeno fammi giocare, poi posso vincere, posso perdere, ma fammi giocare. Non mi puoi dare un giallo al terzo minuto nella tre quarti loro. Stavano ripartendo, sì, nella tre quarti loro, non si dà più quel giallo là. Figuriamoci in un torneo tra youtubers, se vuoi fare il contenuto, se no, allora diamo gialli su tutti i falli, diamo i gialli e poi finiamo la partita 3 contro 3. Va bene, ok. Anche perché poi sono stati altri 100 falli loro, mai ammoniti. La nostra punizione al limite, tra l'altro, ci ha dato rigore, ci ha tolto il rigore. Tieni. Ci ha dato il rigore, ci ha tolto il rigore e ci ha dato la punizione dal limite e ovviamente non l'ha ammonito, al limite. A me nella tre quarti avversaria mi ha ammonito. Faccelo solo, ciao ragazzi. Te cosa ne pensi delle parole di Zoccolo? Non l'ho sentite, cioè nel senso io qui vicino ho dato giusto un orecchio, ma è giusto anche che lui abbia un suo pensiero. Molto critico nei confronti dell'arbitro. Sì, allora io stavo lì da quella parte del campo, saluto a Bitrino, ero lì da quella parte del campo, non posso aver visto bene la dinamica che è stata fatta esattamente dalla parte opposta, quindi non vengo qui a dire se era fallo, non era fallo, era ammonizione, non era ammonizione. Sicuramente l'arbitro dirà la sua, se l'arbitro dovesse dire la sua, dovesse risultare sbagliato dalla parte del video, vi ricordo che abbiamo un appuntamento su Twitch in cui ne parleremo lì, io andrò a vedere come tutti gli altri spettatori questo video qui per capire se questo era un fallo d'ammonizione o no, non vi darò una mia opinione, quello che dico è che il regolamento, se dice che un giocatore esce per 10 minuti in un regolamento che è scritto, comunque è stato dato ai capitani, i capitani poi devono averlo fatto girare comunque nelle squadre, se è stato dato ai capitani e l'hanno letto, sanno che escono per 10 minuti, si gioca con uno in meno e soprattutto il giocatore che viene espulso non può più rientrare. È un regolamento che è scritto, giusto o sbagliato che sia, lo si accetta così com'è e io non vengo qui a fare il piagnone, ok? Certo, quindi, ma sei molto critico nei confronti di Zoccolo che... Non sono critico nei confronti di Zoccolo, perché io Zoccolo non penso abbia detto che sia sbagliato uscire dal campo, perché io penso che una persona espulsa se non esce dal campo è follia. Beh, certo. Cioè, penso che sia follia, penso che sia normale nel mondo del calcio e quando uno esce se ne deve andare a casa in qualche modo, deve andarsi a fare una doccia calda e scrivere le idee. È una partita abbastanza tesa, se li ha dati un motivo ci sarà, spero, altrimenti in questo video io mi lamenterò sotto nei commenti come tutti voi. Ciao Arbitrino, allora ci ritroviamo tutte le partite, ormai io sento più te che i giocatori. Raccontami il tuo punto di vista sulla questione Zoccolo Duro, era da espulsione? Ok, allora Zoccolo Duro ha fatto due falli da cartellino giallo perché in entrambi diciamo ha intercettato una promettente azione d'attacco. Non importa che fosse nella tre quarti della Roma perché comunque c'erano gli spazi per ripartire, così come nel secondo caso cartellino giallo perché si sono tenuti entrambi, non è vietato, attenzione, dal regolamento tenersi, fa fallo chi eccede nell'uso della forza, chi a un certo punto strattona l'avversario, lo tira giù e cede appunto nell'utilizzo della forza, che è quello che ha fatto Zoccolo Duro. Due cartellini gialli per lo stesso motivo secondo me giusti. Andiamo alla Roma in svantaggio in questo primo tempo, in che modo puoi cercare
cercare di risollevare la squadra, visto che ho notato che un po' di gente punta su di te, non solo in campo. Diciamo che abbiamo giocato meglio, siamo stati sfortunati, abbiamo sbagliato un po' sotto porta, però adesso vediamo di chiudere la partita, più che altro pareggiare e poi cercare di chiudere. Vediamo un gol. Vediamo di fare un gol almeno. Buona fortuna. Grazie. Rosso, doppio passo, se ne va ancora, è Rosso, cross dentro, Marconi a salvare la Roma, dall'altra parte occhio al contropiede, Sergio Cruz prova ad andarsene, Sergio Cruz gli allarga per Fede Marconi, Ragnar per il Rosso, rischia tantissimo, Cruz questa volta se l'è mangiato, Teresic Wolf, Mazzei, chiusura del Rosso, Mazzei prova ad andarsene, ancora il Rosso, controlla e prova ad andarsene, sempre con la sua velocità, il Rosso la mette in mezzo, deviazione di Reid, poi Sinkwolf allontana non benissimo, Harry Lazza, sterzata, gliela tocca, Reid poi la riconquista, fallo di Lazza, calcio di punizione, poi allontana il pallone e si becca il cartellino giallo. Va lungo direttamente Pechini, da portiere a portiere, l'errore di Ragnar, poi Marconi! Marconi! E chi se no? Proprio Federico Marconi, 1-1, poi chiede per far avvicinare l'arbitro, va a chiedere scusa Ragnar, c'è stato un contatto tra i due dopo tutto quello che è successo anche alla Summer Cup con la dedica di Ragnar per Federico Marconi dopo l'eliminazione della Roma contro il Napoli ai rigori. Il dito no. Non so cosa sia successo. No, sei caduto male. No, questi due. Adesso gol confermato, l'ultima deviazione proprio di Federico Marconi. Lo vedrai, questo è gol. Lo vedrai. No, fermo. Fede? Per chiarire un attimo, perché poi ovviamente non abbiamo la competenza. Esattamente cosa succede, io non ho neanche esultato perché mi interessa sapere come sta lui con le dita, la sensazione è che lui dopo aver perso il pallone giustamente si è andato a recuperare, io sono andato in allungo e ho toccato il pallone, lui giustamente per toglierlo dalla porta mi ha dato una manata sui tacchetti, andando entrambi forte si è fatto malissimo, io però ho la convinzione di aver toccato prima il pallone, ma è una convinzione relativa la mia perché sono sincero, la dinamica è particolare, quindi mi interessa che stia bene, non abbiamo detto nulla di questo infatti. No, mi interessa che stia bene, solo questo. Pallone regalato Marconi, il fischio di arbitrino, tanto nervosismo adesso. Calmio, porca! No! L'ha fatto apposta! Che coglioni! Già l'hai munito? Cioè, ma questo è assurdo! Non è un fallo da giallo, ok? Non è un fallo da giallo! L'ha semplicemente caricato! Basta, Sergio lo tengo d'occhio! Non vi dovete preoccupare, arbitro! Fine la storia! Sono due falli completamente differenti! Uno è fallo tattico, l'altro è una carica! Parte Samuel per il Rosso! Bravo! Grande, bravo! Sempre con la suola, poi l'esterno del Rosso per Samuel, duello contro Pellegrino. Samuel ha un po' di spazio per girarsi. Pellegrino, due volte ancora, Samuel, contatto, non c'è nulla, secondo arbitrino. Ma guarda che quello è un pezzo di merda, veramente! Quello è veramente un pezzo di merda, oh! Quello è veramente un pezzo di merda, È il Rosso, sembra avere qualcosa in più, ma Rapolla lo chiude, evita anche il corner, c'è il fallo poi del Rosso. Figurati! Non gli dai il giallo al nostro? Glielo dà! Ah, mi sembrava! L'ha dato il giallo! Ragnar, sempre una mano quando si tratta di impostare. Troppo importante per questo Milan. Occhio alla conclusione, rimpallata da Berlini. Poi l'uscita di Pechini, occasione per il Milan, ora dall'altra parte subito la Roma con Cruz che prova a agganciare Cruz, Sergio Cruz, come se l'ha inventato questo gol, la Roma la ribalta, 2-1, ovviamente Cruz ha segnato, Sergio Cruz. Sergio!
rosso contro Seawolf, grande chiusura del muro e poi Seawolf va in avanti, giocata importantissima del numero 4 della Roma. Greenbaud vuole anche calciare, Greenbaud! Va lungo Pechini, arriva Ragnar di testa, Samuel controlla contro Principe, ancora Samuel, il Milan ha bisogno di una sua giocata, Samuel, ma Principe non si fa passare, poi intervento scivolata di Principe, si gasano tutti i giocatori in campo, intervento fantastico del 10 della Roma. Samuel non l'ha presa benissimo con le mani Berlini. Perché? In avanti il colpo di testa è di Pellegrino ancora una volta e arriva il fischio finale, vince la Roma in rimonta grazie a Marconi e a Sergio Cruz, inizia con una vittoria questa YouTuber League 23-24 degli uomini giallorossi, 2-1 contro il Milan al termine di una partita durissima, molto molto equilibrata, ci saranno tante polemiche, partita non semplicissima da arbitrare. Il Milan esce sconfitto da questa partita contro la Roma, forse anche inaspettatamente, mi sento di dire. No, vabbè, dipende. Siamo entrati con un piglio un po' troppo teso. L'ho visto sin da subito, alcuni giocatori su cui a livello carismatico tu daresti tutto. La mia squadra è una squadra abbastanza pazza, partiamo dal portiere e quindi un po' si descrive tutta la squadra. Ovviamente, quando tu perdi un giocatore carismatico così, perché è partito molto teso, poi al di là del fallo ci sta, non ci sta, ammonizione, non ammonizione, è esagerato tutto. Quello si vedrà, ripeto, in questo video, l'abbiamo già detto prima. È normale che patisci mentalmente, poi la partita si è innervosita molto. Avvicino ha fatto di tutto, credo, per mantenerla su dei ritmi. Partita eccezionale da parte dei miei. Una stagione, diciamo. No, sarà una stagione eccezionale, ovviamente. Non bisogna nasconderci dietro un dito. Dobbiamo puntare a non retrocedere, ovviamente. E innanzitutto umiltà, per cui vinceremo questo campionato a mani basse. E è stata una partita eccellente. Mi sono piaciuti molto i miei, li ho rimproverati il giusto. Ho fatto tutto quello che era in mio possesso. Un saluto a Mirko Mastro 5, che si è lamentato dell'arbitro, perché chi si lamenta dell'arbitro spesso è chi perde. Ciao.